in diretta dagli studi del Fletti via Torino, il mestre. Abbiamo deciso di facilitare il lavoro del sindaco di Venezia, dato che siamo tutti interessati ad avere la sua approvazione all'interno di questo show, scegliendo le fiabe che devono assolutamente essere scartate per problemi legati alla questione del gender. Dunque partiamo dalla... vediamo se le indovinate. Io intanto vi do una piccola descrizione. Alla posizione numero 5 abbiamo una famiglia monogenitoriale. No, ma qui c'è un errore. Chi è che ha scritto i testi? Tu hai scritto i testi. Ah, ok, allora aspetta. Dunque, se io vi dico che arriva un mastro ciliegia che si presenta a casa di Geppetto con un tronco insieme fanno un bambino. L'ultima fiaba scartata è... Pinocchio! Via da Venezia. Ok, la quarta, vediamo chi la indovina. Abbiamo un lupo travestito che partorisce una nonna con un cesareo. Che cos'è? I tre porcellini! No! Via da Venezia, questo schifo! Via! Basta! Poi, attenzione qua. Due maschi che crescono un bambino. Se poi si tratta di un orso e di una pantera, figurarsi dove potremo arrivare. Via. Poi, la peggiore, sotto gli occhi di tutti da decenni, l'esempio più conosciuto di né carne né pesce. Le Dioscare. Rama! Le Dioscare è l'unica che dovremmo scartare. Veramente. Prego, col secondo, eccola qua. E la prima, la più terrificante, ci ha fatto accapponare la pelle. Accapponare. Allora, secondo questo libro, il genere umano discenderebbe da due maschi e per di più fratelli. La Bibbia! Basta! Allora abbiamo deciso di aiutare a bruciare e scartare definitivamente questi libri che sono un insulto alla morale comune. Bravi! Spero di finire.